Ok, siamo nel rifugio che dobbiamo salvare. Allora, facciamo vedere gli animaletti che sono da salvare. Allora, qui cosa abbiamo? Qui ci sono due pavoni, Ah, due maschio e una femmina. pavoni. Allora, ecco, allora, vedete un po', dobbiamo ristrutturare un po' tutto, perché qui la struttura ormai è dismessa. Molto fatiscente. Fatiscente, giusto? Molto. Allora, abbiamo dove ci sono? Qua abbiamo il Marco. signore pavone. Ma Ecco. io vorrei vedere la femmina perché non si muove. Adesso andiamo a vedere la femminuccia che succede. Ok. Dov'è? Ah, guardo io, così mi avvicino Sì. anche. Basta Vediamo che metti lei. una mano, vedi un po'. Sì, sì, Attento che sì. ti mangi No, tranquilla. Allora, ehi, che succede te? Cosa c'è? Aia, no, stava covando. No, dai, lasciamola andare. No, lasciamola lì, sta covando. terra poi l'ha Sì, fatto. l'ha fatta. No, Si è vai a, vai a. svegliata, vedi? Sì, dai, vai a Scusa. covare, ciccia. Poverina, Gli stava covando. Sì, mettiamo con un po' tutto lo di spazio pasta. che aveva. Vabbè, lasciamoli stare. Con tutto lo spazio che aveva, ha fatto le uova a terra. Va bene. No, perché forse non c'è la paglia dentro. Vabbè, speriamo che non le abbandona adesso. Non credo. Ok, poi andando di qui, chi c'è qui? Coniglio, conigli. Sì, no, sì, perché così. Beh, dobbiamo comunque far vedere tutto, che è Qui tutto da ripristinare. stanno pulendo perché era Ok, allucinante quello che era prima. allora, Abbiamo ragazzi, portato tutto serve il fuori. vostro aiuto perché dobbiamo ricostruire tutto quello che serve a loro. Allora, abbiamo dei Qui ci conigli. sono cuccioli là, vedi? Sì, Non li vero. toccare perché sennò la No, mamma poi infatti, non li fa non li volevo mangiare. toccare, volevo fare il primo piano da vicino. Vediamo se usciamo. La mamma le abbandona Eh se sì, no, i puscoli non vanno mai li abbandona. Sì. toccati. Qui chi abbiamo? Ha delle quaglie cinesi. Quaglie cinesi, bravo. Bravo, siamo esperti. Allora, in pratica queste quaglie sono state portate via dai cinesi che le vendevano sulle bancarelle, erano moribonde, le stavano buttando praticamente perché Oh, erano ma loro possiamo moribonde. anche trovare l'adozione, i coniglietti, Sì, vero? certo. Cercano l'adozione, questi patatini. Sono Invece di bellissimi. andare a comprare i conigli, almeno cercate di Ecco. adottarli da noi. Qua, guardate, ce n'è Tanto devono tanti. andare nella sicurezza che sono tenuti Sì, bene. giusto, dobbiamo trovare la casa a questi piccoli e poi quelli lì che, come si può dire, che avanzano, chiamiamoli così, dobbiamo sistemare il Qui riparo. c'è un'altra che ha problemi neurologici. Sì, sì, si vede. Ha la testa piegata. Vero. Questi sono altri. Ah, sì, questi qua, c'è questo qua, ariete. Eh Sì, sono. sì. Ok, quindi dobbiamo ripristinare tutta la zona qua. Dobbiamo toglierli dalle gabbie. Ok. Soprattutto allontanare le persone che non sono idonee e non vogliono bene gli animali. Sì, adesso ce ne occuperemo noi, diventerà un rifugio di meta Savona, ovvio. E queste chiappettine qui, queste chiappettine di chi sono? Sono i ciuchini. Ehi, Sono tutto di miele, sì. tigre, qui c'è anche una pecorella Sì, qui dentro. anche loro, vedete, loro vivono in uno spazio abbastanza ampio, però è un po' da curare. Sì, Ehi, l'ha fatto un po' più grande ma questa loro, volta. ma perché sono chiuse qui dentro? No, non sono chiuse, ci Ah, no, passano nel senso, sotto. sono chiuse da sole. Sì, no, Ehi, ma ci patatina. passano qua sotto, si mettono lì perché Quella non nera non si sono. vede, è No, ma mimetizzata. poi guarda, tutti questi bidoni Ah, lì c'è abbandonati anche il qua. maiale. Sì, un maiale, maschio. Mannaggia, non si vede. L'abbiamo Vabbè, dobbiamo vedere anche messo gli altri. lontano da quelle altre femmine. Guarda, mica Dai, male. L'abbiamo ok. messo lontano dalle altre femmine, se no fanno una cucciolata, insomma. Ok, poi allora vedete, dobbiamo Qui non c'è ripristinare niente. un po' le zone. Sì, magari qui si può aprire, Sì, vedi? dobbiamo assolutamente Dare un po' aprire, di spazio, giusto? c'è anche un po' di ombra. Sì. Qui ci sono le Ecco, tartarughe, gli possiamo alberi. guardare. Eh?
No, adesso guardiamo le tartarughe, stiamo questo piccolo, questo picco video. Insalata. Come, da che parte senta? Di qui? Di qui, di bisogna qui. Andare di là, vieni. Ah beh, ovviamente non sono immancabili i mici. Gattizi dappertutto. Vero. Guarda qui. Guarda qui. Ma quanti gatti. Quanti gatti. Fatevi vedere. Ma che belli questi qui. Ok. Oh, poi arriviamo anche da voi. Allora, qua abbiamo una marea di voliere. Tengo il telefono basso perché qui non riprendiamo i volti delle persone. Rispettiamo la privacy. Allora. Stanno mangiando adesso. Quelle di terra. Ok, sì. Allora, abbiamo l'oro. Ecco. Buon appetito. Oh, belle vispe però loro, dai. E poi, loro sì che sono affamate. Questa qua hanno una fame incredibile. Ma riescono a salire, sì. Come? Sì, riescono, vanno a spasso per là. Sono costanti il problema, ma riescono a salire. Perché fanno tanta fatica. No, adesso fanno finta, di là salgono. Sono sempre più tempo. Ah, ok, fanno va bene. Adesso. Sì, fanno solo scene. Ok, fanno scene. No, davvero, Ah, ecco, qua loro cosa? Ma perché stanno interrati invece di andare a mangiare? Perché adesso è venuto brutto, loro stanno lì. Però non si sono accorti. Guarda, questa sta rientrando per avvisarle che c'è il cibo, capito? Sì, capito. Si danno la adesso mente. Glielo dice e loro vanno. Vero Ferrarino? Ferrarino. Ok, poi? Poi ci sono quest'altre, non le ho viste, rimangono così. Oh, sono perso. Ma lì non si vedono. Ah, ok. Altre d'acqua, palustri. Queste sono le vasche. Queste qua sono quelle guance rosse. Sì, sono uscite da là e sono venute di qua, di loro volontà. Ah, sì, mica scema. Che bestione. Perché non erano qua inizialmente, erano di là. Poi sono uscite, hanno camminato e sono venute qua. Si vede che hanno scelto questa postazione. Gli piace di più il passato. Allora, poi abbiamo questi cosi tremendi. Ma loro cercano adozione? Sì. Una già è partita, l'altra ce l'ho dentro. Ok. Dai che cercate adozione voi, dopo passiamo a farvi delle foto. Loro invece... Lui è un setterino preso su sparato, io ho trovato che c'aveva anni che deve portare la veterinaria. Perché sta... Ma adesso sai dov'è, no? Sì, non mi accompagno. Oh, e qui, guardate qui chi c'è. Ciao gigantone. Ok. Dai, allora qui... Mi dispiace che hai trovato sporco. Ma dai, non ti preoccupare. Io pulisco 3 volte al giorno. Andiamo dai porcelli. Le porcelle. Sono tutte femminucce. Porcelle. Porcelle. Pagintina e dolore. Come domestica, Peppa. Vieni qua, di. Sì. Loro due, se anche se è il cibo, non si fanno tutto. Perché è dal cielo. Sì. In casa. E si vede. Piccola, Ok, porcelli. Andiamo di qua. Poi abbiamo la nostra guida. Ha detto che non vuole essere ripresa la nostra guida. Sì. Ci tiene la privacy. In queste condizioni. Quando si lavora come deve essere? Vestita da sera? No, ma è una questione di... Allora, da sera non ce l'abbiamo. Qui c'è una marea, allora. Qua abbiamo una marea di ospiti. Sì.
Cioè, ve li presentiamo tutti. Questo è l'ecletto. Fronte blu. Oh. Vediamo chi è che si nasconde qui dietro. Ara maracana. Ara maracana. Oh, la cattua rosa. Questi non li ho mai visti. Fronte gialla. Quelli là, i primi sono fronte gialla di Panama. È per questo che si chiama così questa. Uh-huh. Sì. Sono rarissime. Sì, una rosella lei. Queste sono parrocchette reali australiane. Ah, sono io una rosella. No, maschio e femmina di là. E quella è fronte blu, eh. Questo è un cenerino. Ci sono tanti cenerini. Cacatua citrino cristata, questo qui è anche molto molto raro, quello sopra. Ah, eccolo, è vero. Ciao, Cicio. Questo è proprio il primo. Si spaventa, guarda di più. Sì. Queste sono Ara auricollis e maracana. Due are. Fronte blu. Amazzone farinosa. Stiamo facendo il documentario. Cenerino, un po' di cenerini. Ciao kiwi. Kiwi. Ciao, ciao kiwi. Ok. Questa è cacatua. Vero, non l'ho saltato. Sì. Sulfurea, sulfurea. Anche questo è un allegatore. Ci sono i gatti. Poi qui c'è qualcosa. Sono dei gatti, loro, i gatti che ci vivono. Ah, è la casa dei gatti. Aperta, vedi? Aperta. È la casa aperta che vanno e vengono. E questi sono i Maine Coon. Gatto americano. Mm-hmm. Sì, quel taglia XL, diciamo. Sì. Ok. Poi... La pecorella ha questa specie di pelo, ma sono peli, sono stati tosati male, perché non riusciamo a catturarla. Non so se percepisci, come tanti mi dicono, una tranquillità di questi animali, una serenità. Si sente? Sì, beh, ovviamente non sono animali maltrattati. No, assolutamente. Solo che non ci si fa proprio perché non c'è la forza lavoro. Giusto. Allora, qui... Io praticamente 18 ore sto in giro. Mi alzo alle 6 di mattina e finisco di solito alle 8. Dai, diamo una mano a Cecilia, ragazzi, forza! Che qui, se no, il rifugio va a finire in mano alla brutta gente. Sì. Oh, tocca a te lì, che sennò distruggo qualcosa. Vabbè, più di così... Non è possibile. Oh, ciao patatini. Una labrador magrissima. È sottopeso. È sottopeso, sì, molto sottopeso. Io non so come fa a ingrassare così questa pantalotta. Oh, aspetta che faccio così. Ok. Sì, perché tanto vedete, bisogna sbaraccare. Dobbiamo portarlo via. Sì, questo abbiamo prenotato per sabato, la maggior parte va via. Perché se dovremmo andare a ritirare. Oh, è vero. Questa gialla, oratrice. Giusto. Vengo patatini. Ce ne sono ormai pochissimi, perché a Panama non ci sono più. Nell'isola di Panama. Ciao, papà. Per forza, stanno distruggendo tutto. Ciao. Sono in muta, eh? Sì, ho visto. Poi... Ah, ok, qua. Sì. E poi dobbiamo... Un'oratrice è nuca gialla. Questa qui è nuca gialla.
Questi sono collari, parrocchette dal collare. Questi sono orazio senuca gialla. Ehi, no, ecco. Questa è la voliera dei giovani. Ma vedi, ecco, noi dobbiamo cercare di fare tutte cose così. Giovani che possano imparare a volare e sviluppare la muscolatura. Infatti quei cenerini sono dello scorso anno, sono cuccioli. E noi così dobbiamo cercare di ricreare la struttura. Cioè così sono belle. Sì, infatti. Adesso ti spiego, così prima finiamo un attimo. Sì, abbiamo tempo. Sì, perché... l'amichetta. Tina, vieni. Guardala come... Viene qui o andiamo noi là? Quando mangia penso che non è... Ciao! Tina, no, non sei te, Tina, tu sei un'asinella. Ecco, lei è uno yak. Aia, che dolore, il cornazzo duro. Lei è uno yak. Giusto, yak. Yak. No. Sta attenta alle super corna perché... Tieni. Ok. Il signore se lo giudica, sono morto. Va bene. Vado qui. Boh, dai, lasciamola perdere. Lasciamo. È come te. Dice non mi riprendere. Poi loro qui, chi siete voi? Sono due colonni. Bellissimi. Testardi, lanciughini. Sì. Oh. Lì. Qui le abbiamo tutte chiuse perché sennò... Ma anche così una voliera per i pappagalli. Sì, infatti. Sì, così sono quelle che abbiamo visto su internet. Brava. E qui uno si può anche sedere dentro e interagire con loro, se ha un posto così. Ah, questa è una... Sì, quella è una galletta ornamentale. Con cincina, sì. Magari bisogna fare con due ingressi, non direttamente dentro. Sì, la corridoio di servizio. Sì. Qui abbiamo una piantagione di more. Ma quest'orto verrà sacrificato? No, spero di no, l'ho appena fatto fare per le tartarughe. Per le tartarughe? Sì, perché compro la insalata, costa 2,50 euro al chilo. C'è ragione. E allora ho fatto... L'orto per le tartarughe. Quindi ha messo giusto. Tutte le canne prima, sì, ho visto. I pomodori. E qui non è... No, qui devi entrare qui, se vuoi farla bene. Ciao, Luce! Luce! Ecco, queste anche sono grosse, come voliere. Sì. Luce. Ciao patatini. Ciao Bonnie. Questa è una coppia. Sì, anche queste qua vanno bene. Queste qui, questa con le altre due verdi di questa marca qui, le avevamo pagate 20.000 euro. Mamma mia. Le abbiamo spese di soldi, guarda. Non ho idea. Oh. Visto qua. C'è. Per esempio abbiamo tutto il bosco sotto, è tutto nostro. È tutto da recintare. Sono nate tutte queste zucche grosse da sole. Per i maiali? Sì, infatti. Ma qui ci si va, c'è qualche altro animale? Di là dove c'è il bosco. Diciamo. Ah, ok. C'è il bosco, lì non ci sono. No, sì, dove sarebbe da recintare. Adesso sono chiuse perché è per la sera. Sì, c'è la volpe. Perché poi la volpe fa il buco lì, entra dentro e se la becca. Bisognerebbe mettere delle reti antivolpe. Dobbiamo togliere anche questa. Di questo spazio anche possiamo utilizzare. Sì, sì.
qui perché vanno prendendo il tame, perché noi non l'abbiamo tenuto. Arrivare il trattore per portarsi il tame. Ah. Qui altre galline. Sì, che ovviamente a quest'ora sono andata a dormire. L'abbiamo chiusa, sì, perché vediamo... è per lo stesso motivo. Qui ci sono due cani in affidamento. Ah, è lì. No, è lì, è lì. Ciao, Horus. Tra l'altro bisogna venire a dare da mangiare. Ma questi qui sono un po' staccati. Io stamattina sono venuta. Allora mi porto qualcosa, le crocchette e un po' di... Beh, dai, c'è anche la frutta da recuperare. C'è anche la frutta da recuperare per gli animali. Ma non è male, non sta scena. L'unica buttata che ha buttato le uova. La buttate? Non ah, non lo so, io so che le usa per i pappagalli, però... Ma buttate? Però non lo so, questo sta... La rete è caduta quando non si torna. Non deve cadere per la rete. Fine giro, giusto? Sono su, i cani di Lanzaro. Sì. Dai, capiamoli un attimo. Infatti ci sono i maiali giù. Ah già, è vero, è vero. Il bosco di sotto con gli animali. Dove si passava di qua? Lungo la faccione di qua. Bisogna mettere una mano dentro. È tutto molto automatico, come puoi dire. Sì, qui è tutto super moderno. Ok. Ecco, vedi, questa qua dobbiamo assolutamente ricostruire. Dobbiamo ricostruire un sentiero, recintare tutto là sotto. Vedi, questo è un bel piano da utilizzare. Eh sì. Anche per far venire gli alberi. Sì. Ma loro qui sarebbe meraviglioso, c'è tutto bosco, c'è. Ehi, ciao patatizi. E qua ci sono gli altri maialini. Questi sono anziani, sì. Ma quanti ce n'è qua? Ah, eccoli anche. Sono tre, sono sei. Ehi, guarda che belle zannette che hai. Sta dormendo profondamente pure il piccolo. E qua ci sono, sì, sono tutti cenerini. Dov'è? Quelle qui. Vogliere lì. Ah. Li ho messi qua perché a loro piace un po' il contatto con la natura, col verde. E quindi li ho messi qua in maniera che lo vedano. Ah sì, è vero. Bisogna sfruttarla sta cosa. Sì, ma poi non è solo qui, lì hanno fatto una rete, ma poi più giù sì, è il confine, sì. Più giù ancora. Bisognerebbe spostare tutto. Sai cosa sarebbe bello, fantastico, mettere giù, insomma, gli asini, i maiali, un unico, poi fare una cupola proprio qui, per i cenerini, lasciarli liberi, chiudere, anche fare una barriera gigante. Sì, fantastico, un sogno proprio. Sarebbe tipo la libertà, sì. Perché la libertà è un'altra cosa. Sì, però... sì. No, perché guarda, gli altri liberi sono spazzati, purtroppo. Non si può vivere bene. Sì, sarebbe bello vederli tutti volare. Fantastico, vabbè. Beh, io sono contento che almeno è subentrata anche, come si dice, Cecilia, la gioia, perché comunque sono persone che ci tengono. E noi abbiamo bisogno di aiuto, perché con quello che è successo a lui, io sono abbastanza impegnata adesso, più di prima. Prima quando lavorava non ero così in più, io seguivo un po' di più perché lui lavorava, veniva a casa alla sabato, no? Qui, dava un po' di ordini, un po' di direttive, poi tornava via, però io durante la settimana ero qui solo a controllare. Invece adesso mi tocca fare tutto perché anche lui... Cosa c'è?
Ma è che faccio il video anche a questi qui? Questo vorremmo trasformarla in un angolo di ristoro. La roulotte? Farla con una panca così che gira, un tavolo, un tendalino e poi avere delle bibite fresche, del caffè, se viene qua. Cioè, una cosa un po'... Sì, però con tutto pulito. Sì, no, ma è bello... È bello, sarebbe bello invitare comunque le scuole. Sì, sì, dobbiamo fare i percorsi in maniera... Sì. Poi io volevo anche fare tutte le indicazioni sulle voliere, di cosa contengono, sì. Ci sono, dove vivono. Sai come fanno? Sì, sì. Un attimo solo che... Sì, che io faccio il filmatino anche a quegli altri due cagnacci. I cagnacci bianchi? Sì, questi di qui. Ehi, ehi. Ciao. Ma che cosa sei tu, un ciccione gigante? Ok.